Il 2019 per Verona Mercato, società per azioni, in maggioranza appunto a controllo pubblico, il Comune di Verona, ricordo, al 75.3%, è stato, devo dire, molto modestamente, ma neanche tanto, molto importante. Infatti posso già annunciare che quando ad aprile porteremo il bilancio 2019, come d'altronde anche per i due esercizi precedenti, quindi 18 e 17, avremo un utile molto importante, che nel triennio supereranno appunto il milione di euro. Devo anche dire che nonostante questo importante appunto utile di bilancio, siamo riusciti a fare anche degli importanti investimenti, soprattutto per la qualità della vita e del lavoro all'interno del mercato. Infatti stiamo già facendo i famosi tamponamenti, che quindi in poche parole significa che andremo a chiudere le entrate, che io chiamo per semplicità e comodità alfa e beta. Praticamente le chiudiamo e quindi non ci saranno più problemi di problemi di natura meteorologica, quindi acqua e vento, e tutti quanti potranno lavorare in sicurezza. Devo anche ricordare che abbiamo appunto inaugurato le tettoie, che anche qui abbiamo dato l'opportunità a fruttivendoli ma anche ad ambulanti di poter finalmente caricare e scaricare con i loro furgoni al riparo appunto anche loro dagli eventi meteorologici. Per quanto riguarda invece l'anno che è appena iniziato, ricordavo appunto poc'anzi che comunque ad aprile avremo l'approvazione del bilancio e probabilmente anche il rinnovo dell'organo amministrativo. Ma al di là di tutto questo, in cantiere abbiamo già preparato nel corso del 19, mi auguro appunto che il 2020 sia l'anno dove si potrà appunto andare a sviluppare, abbiamo, come ricordo, un PUA all'interno di Verona Mercato, è già approvato da molto tempo, la destinazione è logistica per l'agroalimentare. Abbiamo fatto una domanda di interesse, abbiamo pubblicato sui siti nazionali, sui quotidiani nazionali, appunto l'opportunità a nuovi imprenditori di poter investire all'interno del nostro mercato. Devo dire che c'è stato un grandissimo interesse, sono parecchie aziende, sia nazionali, veronesi, ma anche qualcuna europea, che ha manifestato appunto la voglia di venire ad investire a Verona. Quindi ne parlerò ovviamente con quelli che sono i nostri soci e quindi spero che in pochissimo tempo di poter creare appunto questa nuova opportunità di sviluppo per il territorio, non solo per gli imprenditori, ma di conseguenza anche per tutta la comunità, che darà l'opportunità di creare posti di lavoro per i giovani e non solo.